2019. Le trattative sono ancora in corso e tutta la situazione per il momento è congelata. Sulla base di come evolveranno queste trattative si potrà sviluppare. Al momento non sta parlando con i negoziatori. Il fatto che siano passate tante ore fa ben sperare? Non siamo in grado di dirlo. Le reazioni della persona a cui parlano, quindi cercano sempre di capire informazioni in modo collaterale. Comunque non si sono sentite voci? Guardi, ci stiamo lavorando. E sui colpi che hanno sentito i vicini, oltre a quelli che hanno poi colpito la moglie? Sono comunque persone che stavano dormendo a quell'ora, ci hanno dato delle indicazioni, non sono tutte concordanti, anche questo è da sviluppare. Insomma, mattino uno sente dei colpi, si sveglia con questi rumori, non sono dichiarazioni, non abbiamo un testimone oculare, quindi non ci esprimiamo ancora. Però le voci delle bambine finora non sono state sentite. Non è così semplice, insomma, l'evoluzione, ci stiamo lavorando. Grazie. Ma potrebbe stare in diretta, che noi abbiamo in diretta 30 minuti, per il TG2. Chiara, sì. Sì. Adesso capita cosa serve un fotografo. Adesso che ho visto l'obiettivo da giù ho capito perché era Mario. Eccomi. Ma io sono con il colonnello italiano, che lo vogliamo in diretta. Noi siamo in diretta tra un secondo, posso fare una domanda in diretta? Sì, certo. Ma sempre la stessa cosa. Sì, lo so, mi sono però... Comandante, c'è motivo di sperare che le bambine siano ancora vive? Come ho detto, la situazione è in evoluzione. Abbiamo timore che possa evolvere verso il peggio, ma ancora non abbiamo certezza. Ok.